Vai, vuoi fare? Vogliamo cominciare a scendere? Sì, cominciamo a chiedere di scendere. Milano, l'Italia 1560 request descent. L'Italia 1560 descent, flight level 280. Descent level 280, l'Italia 1560. Premio. E adesso cosa fa? Si mette a meno 1000, Stefano meno 700 e quando incontra il DOT? Esatto, lui fa Trust Descent. Non è idle? Cazzo, Trust Descent non l'ho mai visto, sinceramente. Vabbè, Trust Descent e il 280 20 blu. Ecco, la logica. È giusto. Ecco che arriva il DOT. Prova a premere rapidamente la velocità e poi stai pronto a ritirarla. Infatti, vabbè, tira. E portalo su. No, premi di nuovo il... tira. E eccolo lì. Mettilo a 260. Sì, sì. Allora, lui cosa fa adesso praticamente? Dovrebbe, siccome siamo iniziati la discesa prima del top of descent, dovrebbe mantenere 1000 piedi al minuto fino a quando non ricattura il profilo, che tra l'altro riprenderebbe da poco, tra poco, però vedo che è stato i 500. La thrust scende, sì, e lui butta giù il muso, eccolo là. No, che l'ha ripreso. E adesso verrà thrust idle, cazzo, spero. Mi sa che proprio il thrust descent dovrebbe andare giù in alto, però è quello, perché ovviamente è l'idle che stiamo su in quota. E perché 200? È semplicemente l'arrotondamento del Monte Bianco, che è l'ostacolo più alto che hai in tutta Europa. Se sopra il 200 non prendi più nulla in tutta Europa. Clear of conflict. Sì, sei fuori dappertutto. Va bene, vediamo cosa ci fanno fare, magari ci danno... facciamo dare un diretto zoom. Erano... zooma, riesce ad arrivare al punto, credo. Socco praticamente. Se zoomi ovviamente è perché Socco è qua dietro. Cioè tu vuoi vedere il punto per vedere il nome? Sì. Ecco qua. Vuoi vedere come vorresti impostare la cosa? Allora. Diretto Novara. Diretto Socco e poi da Socco ci fu. Prima che arriviamo a Socco ci dai da Red Novara autorizzata agli LS. Ok. Allora vedo se ci danno il diretto a Socco. Vedo. Ok, Milano, l'Italia 1560, any shortcut today? Italia 1560, direct to Socco. Basta. Dopo ti dico clear for LS. Ah ok, cioè presto. È un po' così. O no, cosa dici presto? Prestissimo. Va bene, Socco. Italia 1560, sì, va benissimo, grazie così. Socco? Sì. Sì, è... check. 560, request for the descent. Italia 1560, descent the flight level 240. Yeah, descent level 240, l'Italia 1560. Finalmente il 240 blu. Checked. Questa volta è andata. Di cosa? No, dico il collout è andato corretto. Italia 1560 di Sand for level 220. 220, l'Italia 1560, grazie. Io li farei continuare ancora e poi gli darei un 340. No. Un 350, cosa ne pensi? Tienici un po' larghi così ci puoi fare poi una bella virata di intercettazione per la base. Ah, allora 320, no neanche, 310, no? Cosa ne pensi? Ok, Alitalia 1560, turn right heading 010. Right heading 010 degrees, Alitalia 1560. Allora, 0 request for the descent. Alitalia 1560, descend the flight level 180. Descend flight level 180, Alitalia 1560. Checked. Allora, qui possiamo fare l'extension della center line. La fai te perché siamo ancora alti. Fai dir, scorri giù, anzi vai lì tra l'altro, dal C35R Zulu.
Noi Novara qua. Ci andiamo prima? Sì. Esattamente. Sì, un traffico, tanto noi non lo vediamo. Radial in, i 2178. Uno che sta volando. Ok. Direct to insert. Scusami. DIR. C35R Zulu. 168. Tira di nuovo la heading. Perché adesso guarda, allora c'è nav blu adesso. Se tu la tiri è sparito. Ok. Visto? Prova a ripremerlo. Nav blu. Però ti dice no nav intercept perché l'abbiamo già passato questa. Ritiralo. Perfettissimo. Italia 1560 descend for level 160. Se fa level 160 il telefono 560. Adesso riesci un po' così. Check. Però checklist. Allora, MDADH, per quale vecchio, vabbè. 2007. H207, LGMOS Selector. No. E questo, anche qui, questo sta così, lo vedresti da qui. Adesso dovremmo farlo. Vedi, va su ignition. Okay. Se abbiamo molta turbolenza, pioggia molto forte, lo mettiamo su ignition, altrimenti sono un no. EFP. Disconnected my side, project is complete. Sai che hai detto? Non ho capito. Perché non metti l'ignition? Praticamente così hai l'ignition del... E la candeletta sempre attiva nel caso spento. Ah, perché se c'è pioggia forte. Esattamente. Scacchi. Ci sta, ci sta. Allora, qua senza che mi dai diretto a Novara, perché possiamo tranquillamente... Se mi dai poi il radar vector prima, siamo a posto così. Allora... Qua. Io direi di fare una left turn e rimettinando, tu dici tu. Oh no, qua, aspetta, guarda, aspetta. Sì, li puoi già portare su Novara, secondo me, adesso. Esatto. Allora, come profilo, siamo quanto sono adesso a 16.000. A 16.000 piedi e l'aeroporto è a 55 miglia. Se a 16.000, quindi sono 16 per 3, che fa? 48. Sì, esattamente, sono 48. Per vedere dove siamo rispetto al profilo. Okay. 16 per 3 sono 48. Più ci devi mettere il vento in coda che sono 20 nodi, quindi 2 miglia per ogni 10 nodi, quindi sono 50. Più la velocità da perdere. 60, 70 nodi, 57, checked. Ti dice che siamo a 50 quadri, saremo leggermente alti. Vogliamo richiedere ulteriore discesa. Italia 1560 request for the descent. Italia 1560 descend to level 10. Central 120, Italia 1560. Italia 1560 turn right, turn left heading 300. And left heading 300 degrees, no, Italia 1560. Cioè sulla speed, attenzione. Tracciando lo che descend, 100 blue. Checked. Heading 300. Poi ci faranno fare un po' di radio, però abbiamo 15 miglia fuori, va bene. Però se vuoi. Guarda cosa fa adesso l'aereo in open descent, porta sulla velocità, portalo a 2,70. Ah, acceleri per... Ti c'è il muso? Esattamente. Guarda la vertical speed come va. 2,007, oh. Speed brakes, 3,19 full speed brake ci va, 3,20 full speed brake da soltanto metà. Se voglio dare full speed brake sul 3,20 devo staccare l'autopilot. Limitazioni dell'aereo, questo è, cioè, sono capito. Ma quindi tu non è che hai tutta la, tutto l'utilizzo. Allora, sul 319 se vado tutto quanto full speed brake li tira fuori tutti. Sul 320 se vado a full in realtà me ne tira fuori soltanto metà. È una limitazione del 320. Da dove lo vedi? Ma quando ho aperto? No, lo so io, lo so, però se volessi andremo sui flight control. Ma... Cioè comunque non ti dà un mica in relief. No. Mi segnala soltanto in amber se siamo livellati con gli speed brake fuori la thrust, ovviamente. Speed against thrust. Certo. Drag al contrario. Italia 1560 descend for level 100. Se fa 100, Italia 1560. Level 100. Check. Italia 1560 turn left, right direction heading 340. And right in 340 degrees, Italia 1560.
5-6-0? Roger, you're clear. Mi sembra anzi 4000 feet QNH 1015, valida 1560, grazie. Allora, checked, set QNH 1016. Ok, set QNH 1016, te lo cambio anche qui. E then 1560, report established. Roger, we clear for the ILS, slot 35 right. Clear for ILS 35 right, and report established. LS runway 35 right, wave call, italiano 560. Voi preparo la frequenza di Milano 128.35. Questo è a posto così. Allora, quando si chiama la landing? Quindi cosa? La landing checklist. Ah, dopo che abbiamo configurato l'aereo alla fine, assolutamente. Va bene, lui sta così. Allora, noi siamo a 10 gradi, siamo in nuvola. Vuoi gli anti-ice? Sì, mettiamo gli anti-ice. Di solito a quanto si attivano? Cioè meno uno già... No, attacco 10. Adesso siamo in nube, la temperatura sta aumentando a 11, non ci servono più 10 gradi il coso. Adesso vediamo cosa... 10 è cutoff. Sì. Adesso vediamo cosa fa la temperatura, perché se sta lì lì lo teniamo. Eh no, consumi di più, non va bene. no. Allora, comincia a rallentare a 2.30 magari, portala indietro, alla velocità 230. Allora, adesso siamo in select speed, puoi attivare l'approach phase, fai clear dal lì, premi clear, bene, fai performance, activate approach phase, confirm, a posto. Direi che adesso... Allora, dagli... cos'è che siamo? 24 miglia, 7321, voglio stare in luce, va bene così. So wait. No, dovremmo farcela se non, riduce la velocità, se non sono in un fenomeno. Riduce quella velocità, no? E ma tanto adesso lui arriva a 2.30 e poi ributta giù un muso, perché ovviamente deve mantenere 2.30 in thrust idle, quindi dovremmo andarci con la... sono 3.000 piedi da perdere, 3x3, 9, e siamo a 10 miglia. Dovremmo esserci, perché lui è a 8 miglia all'outer mount, 4.12. Noi siamo buoni così. Ok. In realtà se noi adesso tornassimo in manager con la speed, rallentare lui lo porta alla green dot. Ecco, siamo ancora in nube, 9 gradi teniamo. E poi gli speed brakes e le landing lights. Landing lights, siete in nube, vale sì. La pena. No, è soltanto per buttare giù. Buttare... Ah, sì, buttiamole giù, così almeno ci danno un po'. Landing lights on. Vediamo se ci danno da parte. E cabin is secure for landing. Cercando di metterci un po' tutto. Bellissimo. Mettiamo gli speed brakes o... Guarda, secondo me... Allora, noi siamo autorizzati agli LS. Tanto c'è le landing lights, no? Non la speed. Hai detto a te? Sì, ma ho visto che non è che abbiano fatto moltissime cose. Allora, approach, lo premi. E attivi anche l'altro autopilot. Eccolo qua. E me lo leggi, mi leggi. GS, lock, blue, country 2, autopilot 1 and 2. GS, lock... E country dual. Quindi adesso siete, se fate voi, io non mi devo più mettere. No, oh, poi ti chiamo io. Allora, 500 to go. Check. Tu mi chiami Glide Live? No, non c'è motivo. Ok, passa in speed managed, quindi premi. Ecco. Lui è andato, mi chiami ovviamente l'FMA. Lockstar. Check. Il country dual, ovvero la vera check, ce lo chiama sotto i 5.000, te lo dà sotto i 5.000, cioè sotto i 5.000 piedi, lui ti dà la vera landing capability dell'aereo, che è country dual in questo caso. Glide lights, speed alt, check. Lo sta catturando? Sì. Sta facendo il glide adesso. Lock. Allora io direi di andare flaps 1. Flaps 1. Speed check, flaps 1. GS up. Checked. E qui senti la go around altitude, che avevamo detto essere 3000. Te lo dici? 3000. Checked.
5-6-0 del maestro Anki che sta vicino adesso solo 3-5 right. All'Italia 1-5-6-0 con il approach. Checked. E conta non penso quanto hai te sono 3-5-0 Italia 1-5-6-0, ciao ragazzi. Preparo anche quella per la ground che c'è 2-9. Penso ciao Italia 1-5-6-0 LS solo 3-5 right. Italia 1-5-6-0 con il approach. Continua approach, Italia 1-5-6-0. Allora, 8 miglia, io direi di andare flap a 2. Flap 2. Speed check, flaps 2. Tagli velocità 160, la tiri e metti 160. Perfetto. Sta proprio buttando giù. Bene, ti stacco gli anti-ice, tanto non c'è più bisogno. Avrei gli altimetri alla live. Italia 1-5-6-0 clear to land 3-5 wind non lo so, vedete voi. Come 3-5 right, wind land, no. Italia 1-5-6-0. Allora siamo autorizzati all'atterraggio. Allora, e, allora speed managed prima. Premi posso stesso.
c'è il tag, andiamo, sì, dentro, andiamo dentro lì, andiamo. Qui devi andarci piano piano, Fabio, quattro nodi proprio. Sì, sì. Guarda a sinistra, aereo fermo? Aereo fermo. Con i freni? Anche i brakes. Va benissimo. I controlli che abbiamo, l'EPU è tutto acceso, con il bleed va benissimo. E io ho fatto la cabina che la devono disarmare. Spegni i motori. Sì, inizia dal 2, dall'1, c'è un... C'è qualcuno che fa il contrario, quindi 2 e 1, quindi non abbiamo acceso, però in realtà c'è l'altra gente che fa 1 e 2. Ciao, sì. Sotto il 10% di N1 puoi spegnere tu da comandante la beacon. Altrimenti i signori là sotto ci stanno a guardare. Cosa fai? Le porte sono disarmate. I seatbelts possono andare. Va benissimo. Quello è fatto, io faccio 1, 2, che sarebbe il caso nostro. Stand by 2000, tac, tac. Controllo quello, controllo lo status, mi stanno bene, data position monitor, non abbiamo ecceduto i parametri dell'IRS drift, va bene così, e mi chiami. La cosa abbiamo? La parking checklist. Va. Parking checklist complete, è solo mia. Silent dal fatto che non mi parlavi. Ho detto, voglio stare antipatico di colpo. O ci sarà un motivo che non mi parli. Sai che simula, se eccedi 480 in volo, chiudi il carrello, anche se dai break fan con le porte chiuse, ovviamente gli fai un cazzo, esplodono, no, le gomme. Questo è quanto. E domande, dubbi, te... Io da parte mia ho cercato di... cerco ovviamente di darti il prompt su alcune cose, perché purtroppo in avvicinamento, come vedi, è molto fluido, ma lo vedi anche in real. Se uno non è abilitato sulla macchina, non la conosce, se io sto lì a spiegarti tutto quanto passo, arriviamo in atterraggio che non siamo configurati, non c'è nulla, quindi alcune cose le dobbiamo un po' sveltire così. Però credo un giretto l'abbiamo fatto, è venuto bene l'atterraggio, e ma non ho rimbalzato un po'. No, a me è sembrato buono. Sono talmente abituato a rimbalzare. Cioè sicuramente era prendere la mano con la pedaliera, Fabio, ma... Ieri su, siamo atterrati a touchdown zone, leggermente a destra, non è un problema. Questo qua, tu? Che sensazioni hai? Domande, qualcosa che abbiamo fatto che non ti è piaciuto, oppure che... No, quello assolutamente niente, devo un attimo fissare il tutto, perché ovviamente le cose sono veramente tante. Cioè, veramente tante, ma tu sei stato veramente chiarissimo con me. Purtroppo lo so che ho tante cose e magari, oddio, questo poi, cioè, arrivano tanti input, tante cose. Io è da tantissimo che non faccio simulazione, non conosco la macchina, quindi è ovvio che è tutto messo assieme. È così, volare è anticipazione, come sai. Per esempio quello che diceva il mio istruttore, non lasciare mai che il tuo aereo vada dove la tua testa non è già andata 15 minuti prima. Ah, io 5 minuti prima mi dicevano. Sì, ovviamente c'è una cerca di velocità, esatto. Che diamo a 330 nodi. Ah, bellissimo. Anche secondo me sei stato, io da dietro ho visto, mi sono staccato poche volte. Lì ci sarebbe da... È molto chiaro. Da fare un giorno, spendere 4 ore sul piano di volo. Un altro giorno fare, certo, 4 ore in avvicinamento ILS, 4 ore sull'avvicinamento VOR, perché ti tiri fuori i manuali, ok, vuoi fare l'avvicinamento ARNAV, va bene, lo impostiamo, cosa che dobbiamo avere come strumentazione per poterlo fare, quali sono i parametri, e poi ovviamente lì, se tu i parametri, vado a sinistra, a destra, cos'è che ti devo chiamare, l'ILS, cos'è che ti devo chiamare, e tiri fuori, volato, cos'è che abbiamo fatto realmente, il taxi, il decollo, ti sei fatto la SID a mano. Giusto, perché ho dovuto farmi la SID a mano. Pure io non la faccio,
Sì, infatti noi... penso che quello proprio lo fate per mantenere un po'. Assolutamente. La schietta. Ho visto che tanto era facile da fare, sì, quindi. Ho preferito farti vedere. Il director non era molto. La configurazione dell'aereo è nell'S decelerato, perché guarda che abbiamo bruciato a 4 miglia, a una certa stanza. La gente a flap full non è real, nel simulato vedo la gente a flap full a 15 miglia fuori, non è realistico. Se lo fai una cosa del genere ti tirano fuori dall'ILS, gli dicono ti rimetto in coda, dove vai? Ah veramente? Ma... cioè quindi non si stacca nel reale così vicino? Ma per no, nel senso. Non è così di staccare la velocità. Configurazione dell'aereo, se ho configurato flap full a VAP 140 nodi, 15 miglia fuori. Traffici dietro di me, la coda dove l'abbiamo arriva, fatto ieri noi perché l'abbiamo voluto mettere da Aosta, ah, non c'era sì, modo. Quello sì, altro discorso, però anche lì. E di volato poi abbiamo ristaccato, si è fatto il volo a mano, dentro fuori, LS. Perché? Perché ho preferito farti vedere queste cose, perché se ti dicevo, okay, oh, Fabio stacca, vola a mano, divertiti, poi nel frattempo mentre facevamo le cose magari non le vedevi perché eri concentrato a volare a mano. Certo. Allora non aveva senso farti overload mentre voli a mano e spiegarti le cose, farti vedere. Non avrebbe avuto senso, te avresti perso i parametri, io magari non ti stavo più dietro. Questa è una giornata standard di quello che si fa più o meno.